Sarà la terza maturità sotto il segno della pandemia, ma stavolta si punta a tornare alla normalità. Aspettiamo pure l'ordinanza per capire quali saranno le modalità. Esami di Stato al via il 22 giugno, in presenza due le prove scritte, italiano e la prova sulle discipline di indirizzo, ma è proprio questo il punto critico. Tutti noi studenti di Quinta siamo veramente amareggiati, sconfortati, ma anche molto arrabbiati. La prima prova, come al solito, nazionale. La seconda viene elaborata dai singoli consigli di classe. Il che significa che la seconda prova scritta cambierà non solo da istituto a istituto, ma anche da classe a classe, e non si fa attendere l'ira degli studenti. Quando abbiamo sentito le dichiarazioni del ministro Bianchi, che ha voluto reinserire addirittura la seconda prova, allora ci siamo trovati veramente davanti a un muro. Sono stati 2 anni di verifiche e temi fatti al computer, c'è più dimestichezza con la tastiera che con la penna. Soprattutto perché noi di Quinta quest'anno siamo quelli che più risentono della DAD, che hanno fatto più anni in DAD. E ancora adesso ci sono i nostri compagni che sono in DAD perché sono positivi, le classi sono spesso a metà. Ma il lavoro fatto non andrà sprecato, il tempo che resta dovrà servire per colmare le carenze. Ma gli studenti, nonostante la DAD, hanno avuto molte lezioni in presenza, si sono anche addestrati, si addestreranno. La maturità 2022 si concluderà con il colloquio, l'orale sarà possibile online, non c'è più la tesina, tante novità a cui la scuola dovrà adeguarsi in fretta. Non ci stiamo ad una maturità che è stata decisa all'ultimo, in ritardo. Come al solito l'estremo ritardo con cui si decide cosa succede. Ed è per questo che tutta Italia scenderemo in piazza il 4 febbraio. E noi, soprattutto in Vicenza, ci puoi trovare alle 9:30 al piazzale della stazione, perché tutto questo è inammissibile.